I dati caratterizzanti di questo bilancio sono dei dati che ci dicono che stiamo cercando di migliorare la qualità della nostra analisi operativa per cercare di essere più incisivi, per avere dei risultati di maggior rilevanza e che tengano anche in fase contenziosa. Questo sul piano della fiscalità, rispetto alla quale stiamo cercando di sviluppare un'azione soprattutto sulla fiscalità internazionale. Quindi grandi gruppi, cerchiamo di intercettare le pianificazioni aggressive di tipo fiscale. Sul piano poi di questa zona che mi dipende, c'è sempre una costante attenzione alla contraffazione che ovviamente ha delle filiere rispetto alle quali cerchiamo di intervenire con incisività. Abbiamo sviluppato più di 2.500 controlli con svariate milioni di sequestri e quindi diciamo un'attenzione che non è solamente toscana ma anche nelle Marche e comunque in tutte e tre le regioni. L'altro profilo di particolare attenzione alla quale insomma dedichiamo diciamo così le nostre energie in sinergia con l'autorità giudiziaria riguarda diciamo sia la parte di contrasto alla criminalità organizzata. Sono stati effettuati sequestri per circa 400 milioni di euro nell'arco dell'ultimo triennio. Quindi diciamo attenzione alla criminalità organizzata per proteggere questi territori che devono essere tutelati in maniera particolare. Partendo dalla contraffazione, qual è il settore più aggredito in Toscana? Ma il settore in Toscana più aggredito è certamente quello del manifatturiero, quindi delle griffe, dell'alta moda, diciamo tipico di queste zone. Quindi diciamo questo rimane, volendo fare un po' una statistica, rimane sicuramente uno dei settori che in termini di sequestri dà maggiori risultati e maggiori preoccupazioni. Può essere stimato il giro d'affari o semplicemente il valore di quello che avete sequestrato? Ma diciamo che qui i valori sono altalenanti, dipende da quello che è il periodo e da quello che è i generi che vengono sequestrati. Comunque parliamo sempre di giri d'affari di milioni di euro. Okay. Volete intervenire? No. E sulla criminalità organizzata invece, lei ha parlato di un bilancio importante nel triennio, rappresentato nell'ordine di grandezza da quale delle grandi organizzazioni in primo luogo? Ma diciamo che qui ci sono presenze di vario genere, adesso non entro nei particolari, sicuramente diciamo, l'esigenza è quella di impedire che vengano effettuati reinvestimenti e quindi le misure patrimoniali che sono state richieste e che abbiamo ottenuto, che ho citato precedentemente, sono sicuramente significative di un'attenzione alta sia da parte nostra sia ovviamente da parte della magistratura con la quale diciamo, lavoriamo a stretto contatto. In questo senso va anche le nominate che arrivano dalla volontà di... Ma sulla voluntary disclosure sicuramente diciamo, c'è una procedura in corso che sta dando ottimi risultati e che si salda con una serie di provvedimenti che diciamo, il governo sta adottando in materia convenzionale per favorire lo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni è fondamentale per fare sì che ci sia un rientro di capitali. Quindi diciamo, il sistema è da una parte consentire il rientro e dall'altra diciamo, dare poi alle forze di polizia, in particolare a noi, la possibilità di scambiare informazioni. Questo diciamo, è legato strettamente a una serie di convenzioni per la mutua assistenza che si stanno chiudendo, alcune altre sono chiuse. Diciamo che in questi ultimi due anni si è registrata una forte attività del governo in termini convenzionali che serve proprio a favorire questo tipo di procedimento. Ma c'è la possibilità da parte delle grosse organizzazioni di approfittare di questa... No, perché sono escluse tutta una serie di fattispecie, quindi diciamo qui siamo... tranquilli, quello che rientra sono capitali da evasione fiscale.